il 16 gennaio 2023 il presidente dottor Passanisi del TAR di Salerno, preso atto che nei 7 anni dei termini previsti dalla legge per chiedere, per fare l'istanza di prelievo, ossia di richiesta di fissazione dell'udienza per trattare nel merito la vicenda, nei 7 anni non c'è stata alcuna attività né da parte del sindaco del comune di Camerota né da parte della signora coniuge dello Scarpitta, e quindi dopo 7 anni per legge deve essere dichiarato appunto perento. Cioè qui ci troviamo in un caso che secondo me è più unico che raro. Io, allora, un sindaco che praticamente ha ricoperto la carica per 5 anni trovandosi in una situazione di incompatibilità che si è protratta poi anche nella successiva rielezione del 2022, nella quale ero candidato anche io, e in quel momento io ancora non sapevo di queste cose perché le carte le ho avute dopo. Nel momento in cui esce questa situazione, cioè il decreto del presidente che dice il procedimento è estinto, ma torna in vita l'ordinanza di abbattimento. Scusate, sono passati 12 mesi più 5, sono passati 17 mesi, nella quale apparirebbe che né il sindaco e né l'ufficio tecnico del comune di Camerota abbia fatto qualche cosa.